5, 4, 3, 2, 1, inizio test. In un paesaggio reso immobile dal gelo e dalla neve, la terra si è mossa oggi a Sassa, all'Aquila, ma in modo simulato in occasione della prova antisismica a cui è stato sottoposto uno degli edifici del progetto Casa in procinto di essere assegnato. Il sistema di prova, messo a punto appositamente per il progetto Casa Aquilano, ha prodotto uno spostamento orizzontale di 26 cm e una forza d'impatto di 220 tonnellate, il che equivale ad una scossa del 6.3 della scala Richter, come quella cioè che ha devastato l'Aquila il 6 aprile 2009. Occhi e telecamere erano puntate ovviamente sugli isolatori sismici a pendolo scorrevole, che, novità del progetto case, sorreggono le piattaforme, non direttamente gli edifici, sopra di esse collocati e danno la capacità di assorbire le onde sismiche, accompagnandone per così dire il movimento e smorzandone l'energia, altrimenti distruttiva. La prova di carico consiste nello spostamento, a volte più lento, a volte più veloce, della piastrone che sostiene l'edificio, esattamente il tipo di spostamento che si avrebbe durante un terremoto, per questo lo facciamo anche piuttosto veloce. Il test ha avuto esito positivo, altri ne saranno eseguiti nei prossimi giorni. Per i tanti infreddoliti spettatori, molti dei quali futuri inquilini proprio di quei appartamenti, è stato possibile anche assistere alla simulazione direttamente sopra la piattaforma. Qualche secondo di oscillazione, come se si fosse a bordo di una barca, un'esperienza che nemmeno lontanamente ha ricordato la tempesta furiosa che tanti hanno vissuto la notte del 6 aprile. Esprime soddisfazione il professor Gian Michele Calvi, presidente della fondazione EU Centre, che gestisce gli appalti del piano case, e spiega: questa tecnologia deve essere adottata su tutto il territorio italiano per aumentare la sicurezza sismica, in particolare degli edifici strategici. Hanno delle prospettive importanti, soprattutto laddove si abbia a che fare con edifici strategici che debbono mantenere una continuità di funzionamento anche dopo un evento sismico forte. Quindi io credo che nell'ambito ospedaliero, ma anche in ambiti di caserme di vigili del fuoco, di carceri, di caserme di carabinieri, di polizia e così via, il futuro è questo.